Ciao ragazzi, sono Emiliano, ci troviamo qui presso la nostra officina con sede in Varese e oggi volevo mostrarvi come installare un pescante sul galleggiante di un Fiat Ducato. Prima di iniziare vi ricordo come al solito, una volta arrivati alla fine del video, se vi è piaciuto di mettere un bel pollice in alto, un bel like. Se avete delle domande da fare potete scriverlo sotto nei commenti, cercherò di rispondere sempre a tutti. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e cliccando sulla campanellina sarete anche aggiornati sui prossimi video. Ma adesso iniziamo a vedere subito come si fa il lavoro. In questa versione di Ducato, che è un pochino più datato, la botola di ispezione ce l'abbiamo davanti praticamente al sedile anteriore di guida. Nelle versioni invece più recenti lo troveremo messa in questa posizione qua, che è tra i due sedili di guida passeggero. Nella versione nuova qui troveremo il vano batteria. Invece in questa, come dicevamo, abbiamo l'ispezione del galleggiante. Quindi iniziamo a rimuovere le quattro viti, apriamo la prima sportellino, troveremo sotto questa parte qua che sicuramente, se non è mai stata aperta, ci saranno dei punti che sono ancora attaccati, è da tagliare completamente e tirar via. Troveremo un altro coperchio, anche qua sono da togliere le quattro viti e arriveremo praticamente al galleggiante. In questo caso, nelle versioni più datate, ci sono questi dadini da togliere. Nella versione invece più recente, quella che troviamo tra i due sedili di guida, invece c'è una ghiera da dover svitare e togliere. In questo caso è più semplice, quindi sganceremo la parte della connessione elettrica, sganceremo i due tubi, quelli di mandata e di ritorno, e andremo praticamente a inserire il nostro pescante in questa posizione. Allora, prima di tutto dovete andare a segnarvi con un pennarellino la posizione, in maniera tale che poi il pescante lo andrete a riposizionare esattamente nella posizione in cui era in origine. Una volta tolte le viti, prima di togliere il galleggiante, proprio tutta la struttura del galleggiante, vado a misurare quanto viene spinto in alto la mia parte, questa superiore del galleggiante, perché nel momento in cui dovrò andare a forare questo pirolino qua e andare a inserirgli dentro il mio pescante, dovrò calcolare l'altezza esatta di quanto verrà premuto alla parte superiore e lasciare circa 2-3 cm almeno di spazio dalla fine del pescante al fondo del serbatoio, perché nel momento in cui io arriverò in riserva col gasolio, il mio riscaldatore dovrà spegnersi e non andare a terminare tutto il gasolio che c'è all'interno del serbatoio, altrimenti io il mattino successivo probabilmente non parto più col camper. Quindi cosa succede? Lasciando quei 2-3 cm di pescante più in alto rispetto al fondo, questo mi dà la possibilità di avere ancora una parte di gasolio dentro, poter accendere il camper, andare a far rifornimento al distributore e andare avanti con la mia vacanza. Iniziamo a rimuovere le vitine, inizio a fare l'altezza, stacco i tubi e la connessione elettrica e metterò a banco la mia struttura del galleggiante. Ora che ho rimosso tutte le viti, come potete notare, questo ha dentro delle molle che lo tengono spinto verso l'alto. Non faccio altro che assicurarmi che le molle non lavorino più e vado con un metro a prendere dall'altezza dalla battuta al mio profilo del tappo. In questo caso sono a circa 2 cm che dovrò tenere conto quando andrò a fare l'altezza del mio pescante. Allora, una volta arrivato a metterlo sul tavolo, attenzione perché quando lo tirerete fuori dovrete togliere prima di tutto questa guarnizione che è attorno l'appoggio, che è quella che va sotto qua, ma dovete stare attenti a questo, quindi dovrà essere sollevato leggermente e poi inclinato per poter far uscire praticamente il galleggiante. Quindi una volta che siamo arrivati qua, abbiamo bisogno del pescante, che non va bene questo con la ghiera grossa, non va bene neanche questo con questa ghiera leggermente più piccola, ma quello che avremo bisogno è questo qua piccolino con la parte qua filettata da M6, un trapano con la punta da 5 mm, ovviamente il metro per fare la misura, dopodiché abbiamo bisogno del maschio da M6 per poi andare a fare un foro qui al centro, andarlo a filettare e andare a mettere dentro il nostro pescante. Ovviamente dal pescante dobbiamo togliere il dadino da M6 che c'è dentro, non ci interessa più. Io normalmente tengo l'O-ring e poi gli metto un giro di pasta rossa qua di sigillante, in maniera tale che quando lo metto dentro e lo avvito bene, poi mi rimane dentro, fa un po', diciamo, da frenafiletti, chiamiamolo così, e in più tende anche a tenerlo bello sigillato. Cosa dobbiamo fare prima di tutto? Con il metro dovremo andare a prendere la misura dal piano di appoggio fino all'altezza qua,
Ovviamente dobbiamo, adesso la molla è scarica, dobbiamo togliere i 2 cm di compressione che abbiamo quando lo inseriamo dentro, più altri 3 cm in maniera tale che il tubetto arrivi a 3 cm dal fondo. In sostanza, dalla misura che abbiamo dal filo qui fino al piano d'appoggio, dobbiamo togliere 5 cm. A questo punto che il foro è stato fatto e filettato, ho inserito dentro il mio pescante. La direzione che terrò è questa, in maniera tale che quando andrò a inserire dentro il tubo di mandata e il tubo di ritorno, lui il correrà parallelo, anche perché una volta montato il tutto, la posizione per poter far uscire il tubo e farlo passare sotto poi al camper sarà quella verso la pedaliera del nostro mezzo, che in questo caso si trova proprio in direzione del mio tubicino, quindi sarà anche comodo poi fargli fare il giro e farlo scendere sotto. Come vedrete, se riesco a inquadrarlo, io qui ho il tubettino, questo del mio pescante, che rimane circa 5 cm sollevato dal fondo, in maniera tale che una volta che posiziono il mio galleggiante e lo vado a richiudere, che scende di quei 2 cm, avrò i miei 3 cm sotto di aria. Adesso, una volta posizionato, noi abbiamo i pedali da questa parte e, come vi dicevo prima, il tubettino io lo lascio da questo lato qua, verso i pedali. L'ho lasciato leggermente storto perché sotto qua c'è una vite di fissaggio. Io poi col tubettino mi attaccherò qui e, passando da questa parte, c'è proprio lo spazio per poter scendere e andare nella parte sottostante del camper. Mi manca solo da riattaccare il mio spinottino elettrico, dopodiché attaccare il mio tubettino del gasolio e a questo punto siamo a posto. Bene, vi ho mostrato come inserire il pescante all'interno del galleggiante. Per questo video è tutto, vi ricordo che se vi è piaciuto di mettere un bel like, se avete delle domande scrivetelo sotto nei commenti, cercherò di rispondervi, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e cliccando anche sulla campanellina sarete sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!